avrete divertito in questa idea. Lo so. Perché stiamo facendo un po' misto mare. Sì, questa cosa perché ti viene. Quando parli della cosa che ti piace, sì, viene da, da tirare fuori tutto ciò che hai. Sì, beh, cazzo. Tac, si gira. Video un po' particolare oggi e direi nascita di un nuovo format. Penso che lo farò solo su YouTube, visto che in un commento mi è stato chiesto di portare degli esercizi utili per l'appoggiato. Mi rendo conto che fino ad ora non ho fatto contenuti invitanti per il pubblico, dato che sono solo tutorial abbastanza tecnici, anche se ho cominciato a variare un po' magari come l'inquadratura comprando una nuova telecamera che in verità è un telefono, così da renderli un po' più appetibili. Ma comunque sono tutorial tecnici e non posso tanto scappare da questo format. Ma ci sarà molto utile in futuro e anche in questi video come vedremo dopo. Quindi cosa voglio fare in questo format? Prendere uno sport che mi sarà consigliato da voi oppure ne prenderò io uno ogni settimana o ogni due settimane, adesso vedremo. Guardare al PC il gesto tecnico insieme a voi dell'atleta. Parlare della programmazione. Dare una mia opinione su come potrebbe essere svolto l'allenamento e quali esercizi sono più utili per la prevenzione degli infortuni e per la performance. Ovviamente è ancora tutto in sviluppo, non so bene come verrà questo video, quindi se ci sono delle cose che non vi piacciono o che volete migliorare o che volete aggiungere o togliere, basta che me lo dite e man mano che si concluderà la serie sicuramente andrà a migliorare, spero. Per questa volta, invece di guardare a schermo i movimenti e le azioni di un pugile su ring, siccome conosco un mio amico che fa il maestro di pugilato, l'ho invitato qua. Visto che non vi ho mai fatto vedere dove lavoro, questa è la sala dedicata ai video e alla mobilità articolare e esercizi a corpo libero, col pavimento morbido, quindi il tatami. Questa invece è la sala dedicata alla forza, con i bilancieri, i kettlebell, e le clave, le flow bag, eccetera eccetera. Invece, qui fuori è ancora work in progress, nel senso che sotto questa pompeiana verrà fatta nuova sala, quindi chiuderò tutto, ci metterò il tatami e altra attrezzatura. Fai tu l'intro, Vabbè, ma l'intro l'ho fatta. Sì, perché ho fatto un discorso prima e ho detto, adesso andiamo fuori che vedremo con gli amici. Ragazzi, come vi avevo accennato, vi ho portato un pugile istruttore in attività, cioè okay, insegnante in attività, che può spiegarvi al meglio ciò che questo è l'intro, cioè tu l'hai anche fatto quindi grazie. Ecco, quindi Vincent e ci spiegherà i colpi base del pugilato. Grazie, ciao a tutti. Come il coach Enrico vi diceva, io sono Wilson, sono un istruttore in attività, un ex pugile, ok? Perché una volta che passi da istruttore non puoi più fare il pugile. No. Se tu sei istruttore non puoi gareggiare. O gareggiare o fare l'istruttore. Poi il pugile e l'istruttore, no? Questo non lo sapevo. Allora, sono qua per spiegarvi un attimo, darvi un'infarinazione generale del pugilato, perché il pugilato, come tutti gli sport, insomma, per essere è appreso a pieno, ha bisogno di tempo e di pratica, okay? Come tutti i sport d'altronde. Ok, inizio a spiegarvi quali sono i colpi nel pugilato. I colpi nel pugilato principalmente sono tre. Abbiamo i diretti, i ganci e i montanti, ok? Si parte tutto da una buona postura di gambe, ok? L'energia caricata alle gambe tramite il bacino passa alla parte alta e con una buona coordinazione io vado a caricare l'energia dalle gambe, sale e scarico quel pugno. Perché se io non ruoto il piede, vuol dire che il bacino in questo caso non mi sta lavorando. Ok? Per avere un diretto efficace al massimo, devo ruotare il bacino e quindi di conseguenza anche il piede. Uno se avesse poca mobilità del bacino, cioè se fosse rigido il livello del bacino, non riusciresti a esprimere la massima potenza. Non riusciresti ad avere la perfetta coordinazione e quindi non riusciresti a esprimere la massima potenza. Ok, quindi il bacino, ragazzi, è molto ma molto importante. In qualsiasi colpo, che siano i diretti, che siano i ganci o i montanti.
quindi l'energia parte proprio dal piede, passa attraverso il bacino, sale e si scarica. Scarica completamente sul braccio, quindi è importante essere coordinati, cioè più coordinati, più sciolti si è, più coordinati è, meglio arriva il tempo. Il pugno è un mezzo in realtà, okay. Il pugno è il mezzo con cui si scarica l'energia, ma l'energia da dove deriva? Arriva tutto da un buon lavoro di coordinazione e di mobilità. È tutta una catena, se una parte non lavora o non è presente, non c'è, la parte finale, il risultato finale non sarà ottimale. Okay. I ganci, come dicevo, vanno portati alla media distanza o corta distanza. Okay? Sono dei colpi circolari che vanno a colpire l'avversario lateralmente. Ci sono casi dove va lo si porta anche alla lunga distanza, ok? Ad esempio, se sono a questa distanza, mediante un saltello velocissimo verso il mio avversario, cioè in questo caso il sacco, vado a portare un gancio, ok? Io mi trovavo a una distanza lunga e ho accorciato il volo e sono andato a portare un gancio, ok? Per portare bene un gancio bisogna sempre avere un'ottima stabilità. E perché un'ottima stabilità? Perché, ok, l'energia si carica dalle gambe. Tutti pensano che nelle pugilate, nelle sport da combattimento, la cosa importante siano le braccia. Alleno le braccia, spingo forte, carico, riesco a essere efficace. No, ok, se le gambe non sono allenate o nella giusta posizione o non sono coordinate col movimento del bacino e di conseguenza delle spalle e delle braccia, non si riesce ad essere potenti al massimo. Tutto parte dalle gambe, come dicevo, ok? Da una buona stabilità, un buon controllo della posizione, da qui carichiamo sulle gambe la nostra energia, perché le gambe sono tecnicamente tese in questo momento, devo portare un colpo, si carica l'energia tramite catena cinetica, l'energia caricata alle gambe passa alla parte alta, e dopo si va a scaricare. Quindi è importantissimo essere fluido. È importantissimo. Quindi più rigido sei, meno riesci a esprimere forza, no? Sì, giustissimo. La tensione è muscolo contratto. Ok, muscolo contratto spreca energia, è inutile. Ok, nel momento giusto, che io ritengo giusto, ok, dove voglio scaricare un colpo, che sia un diretto, che sia un gancio o un montante, io in quel momento preciso andrò a tensionare, a mettere tensione i miei muscoli, ok? Questo cosa comporta? Non spreco energie e quando ho bisogno di colpire indurisco i muscoli o tensiono la parte che mi serve e vado a scaricare. Anche perché se no la velocità non c'è, se parti teso. Se parti teso non riesci a, come dici te, non riesci a esprimere velocità. Un colpo tirato solo di braccia, di spalle, sarà differente da un colpo con tutto il corpo. Bravo, con tutto il corpo. Ok, sentite anche voi il colpo. Posso portarli anche alla corta distanza, cioè appoggiato al sacco o all'avversario. Dopodiché abbiamo i montanti. Montanti sono il colpo più difficile da portare. Perché? Perché ci troviamo alla corta distanza, guardia alta, guanti appoggiati al sacco in questo caso, e da questa posizione qua io dovrò mettere un pugno che parte da sotto e sale verso l'alto. Anche qua dipende, decidiamo noi dove è il pugno, se metterlo allo stomaco o metterlo in faccia. È molto importante, anzi direi fondamentale, l'utilizzo delle gambe e del bacino. I colpi sono sempre caricati dagli anche dal tutto, bacino? Tutto parte dalle gambe e grazie al bacino si trasporta l'energia dalla parte alta. Prima cosa in assoluto su cui bisogna lavorare è la mobilità articolare e non lo stretching statico, che per carità andrà bene in certe situazioni, ma non è sufficiente. Avere una buona mobilità articolare significa poter utilizzare tutto il range di movimento dell'articolazione e farlo in sicurezza. E questa è una cosa fondamentale per poter allenare la forza, la velocità ed essere coordinati in qualsiasi movimento. Anche perché, come abbiamo visto prima, non è mai un singolo muscolo ad occuparsi di un'azione, ma è tutto il corpo intero, specialmente negli sportivi, ma ricordiamo che vale per tutte le persone.
Subito dopo la mobilità articolare va allenata la forza. La forza non vi farà diventare lenti, non preoccupatevi. Certo, va programmata, non va fatta a caso, come non andrebbe fatto niente a caso in un allenamento. Per arrivare a essere resistenti o veloci o avere potenza, si deve per forza di cose passare per la forza. Dei fattori determinanti per lo sviluppo della forza sono la coordinazione intramuscolare e intermuscolare, cioè la capacità delle fibre di contrarsi velocemente e la sinergia tra muscoli diversi che svolgono la stessa azione. Quindi già da qui capiamo che la forza è indispensabile per lavorare anche sulla velocità e di conseguenza anche per la potenza, che è un misto tra forza e velocità. Io insegno allenamento funzionale, ma cosa vuol dire? Non è che allenamento funzionale siano dei circuiti presa proprio a caso con attrezzi strani. Cioè, per capirci, anche panca, stacco, squat, se eseguiti in una giusta programmazione, è allenamento funzionale, se fatti con la giusta postura, senza dimenticarsi della salute del soggetto. Quindi, ricapitolando, secondo me l'allenamento funzionale è quando porto il soggetto al suo obiettivo nel minor tempo possibile, sfruttando tutta l'attrezzatura di cui dispongo. Ma bisogna fare questo senza fretta, perché certe volte si scappa in questa cosa. Quando un atleta ti contatta e magari è poco prima della gara e vuole fare un allenamento per la velocità massima, ma lui non ha la mobilità articolare oppure non conosce bene gli esercizi o mille cose, non si può fare. Cioè, devi dirmi no. Non lo fai perché vuole lui. Se tu sei un professionista, sai che quella cosa non la può fare. Quindi, nel mio caso, lavorerei, dipende dal soggetto, ma molto probabilmente, se non può fare questo tipo di programmazione, andrò a lavorare sulla mobilità articolare che molto probabilmente sarà carente. Quindi, lo devo portare al suo obiettivo, ma portarlo a quel giorno nel massimo stato di salute possibile. Facciamo l'esempio del pugilato. Se mi arriva un pugile e mi chiede di lavorare sulla velocità massima o sulla potenza, ma mi arriva con le spalle alte e chiuse in avanti perché magari è abituato a proteggersi con le spalle durante gli incontri e magari si allena anche male, non posso concentrarmi solo sulla potenza e velocità. Dovrò fare un lavoro di mobilità per portare una giusta postura durante la giornata e l'incontro, così anche da farlo recuperare prima tra un match e l'altro, anche se questo non è quello che mi ha chiesto. Vediamo le tre cose che servono ad un pugile, come anche a molti altri sportivi. Delle anche in grado di generare tensione per i vari spostamenti che deve fare sul ring e per portare i colpi. Un core forte che sia in grado di collegare le anche al cingolo scapolare in modo da gestire tutto il corpo durante l'incontro e i vari urti con l'avversario. E per ultimo un cingolo scapolare stabile in modo da sfruttare la potenza data dalle anche e lavorare in sicurezza, dato che è un'articolazione mobile e quindi instabile. Mi fermo qua perché ho paura di annoiare, visto che è il primo video e secondo me verrà già lungo, e in più perché se ne potrebbe parlare per altre 3 ore tranquillamente, quindi preferisco concludere qua. Adesso vediamo la parte degli esercizi che andrebbero fatti verso l'ultima parte della programmazione, perché come abbiamo detto prima c'è la mobilità articolare, poi andrebbe curata la forza e poi ci sono questi esercizi un po' più specifici per il gesto tecnico, per poi alla fine lavorare magari anche con il total core pin, che lo vedremo in futuro, per lavorare proprio sul gesto tecnico da fare sul ring. Ma visto che non l'abbiamo ancora visto, non lo vedremo neanche qui, perché voglio inserire solo esercizi di cui ho già fatto il tutorial, in maniera che se volete provarli avete la spiegazione già fatta. Il primo esercizio sono le capriole e abbiamo 2 modi per farlo. Il primo è andare avanti e indietro, se non abbiamo preso bene confidenza ancora con questo esercizio, e il secondo modo è quello di salire, girare intorno alla testa e scendere dall'altro lato. In questo caso lo stiamo eseguendo in un circuito dove ci sono solo esercizi di carico, ma nulla ci vieta di metterlo anche in una programmazione con i colpitori o con un lavoro al sacco oppure anche con un compagno. Potrebbe tornarci utile fare 2, 3, 4 ripetizioni di questo esercizio, salire molto rapidamente in piedi con i guantoni e portare dei colpi o al compagno o al sacco.
può essere molto utile per abituarsi al senso di disorientamento che si ha quando si viene colpiti. Il secondo esercizio è l'atomic push-up, un esercizio per il core che mette insieme una spinta delle braccia con un lavoro del bacino. Possiamo fare la versione più facile, quella controllata stando sempre con le mani a terra, oppure quella più esplosiva, dove si deve spingere con forza il pavimento e togliere le mani da terra. Terzo esercizio, bridge cross row con il TRX. Questo è un lavoro interessante da fare a circuito come lo stiamo facendo, ma anche combinato con un lavoro al sacco prima di portare dei ganci. Il quarto esercizio è il side push press. Secondo me le clave sono uno strumento di lavoro molto importante per chi fa box, perché in molti esercizi sono le anche che spingono le braccia e quindi ci insegna a capire come vanno portati i colpi. Ho inserito un lavoro sul piano trasverso, quindi un side push press, che sarà sicuramente più difficile, però è importante anche lavorare sul piano trasverso, visto che spessissimo è sottovalutato, e in sport come questi è fondamentale lavorarci. Per la quinta postazione ho messo insieme vari esercizi: il side to side con l'alo e il side to side con l'affondo in avanti. Quindi andremo a portare sulla sacca, a girarlo intorno alla testa. Quando scendo e dovrei ripartire con l'altra ripetizione, invece di risalire con la sacca dietro la testa, porto avanti la gamba e eseguo un affondo. Questo è un lavoro che ci permetterà di lavorare tantissimo sulla coordinazione e di conseguenza anche sugli addominali e sull'intero corpo. Anche per la sesta postazione ho deciso di mettere insieme due esercizi: il side clean con la flow bag e subito dopo una ripetizione di box torsion. Eseguo una ripetizione di side clean, stringo bene la flow bag a me, tengo bene i dorsali, carico le anche all'indietro, colpisco come se fosse un montante con una ripetizione di box torsion, eseguo un side clean dall'altra parte. Direi che mi fermo qui, spero che come primo video sperimentale sia andato abbastanza bene, consigliatemi un altro video da fare e ci vediamo alla prossima.